to loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Amici di Rete 8, buonasera, ben ritrovati. Puntata di Natale di A Cena Con, come da tradizione, con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo al ristorante Da Bacone a Pescara. Tra un po' il presidente potrà gustare alcuni piatti tipici. Prima però abbiamo questa sera in mezz'ora, grazie, voi, da raccontare un po' come sono andate le cose in questa stagione e magari cercare di capire anche qualche segreto per il futuro del Pescara. Allora presidente, un inizio, parliamo del tutto il girone d'andata, andiamo ad analizzare un inizio da sogno, poi da Catanzaro in poi è cambiato qualcosa e sono cambiati gli obiettivi. Qual è un suo, una sua valutazione? Ma io sono assolutamente soddisfatto di questa prima parte di stagione, perché se qualcuno ci avesse detto a luglio che alla fine del girone d'andata avevamo 38 punti, credo che nessuno avrebbe firmato. Quindi sicuramente un girone d'andata molto molto positivo. Chiaramente nelle ultime partite non siamo andati benissimo, abbiamo fatto abbastanza male, però c'è anche il fatto che, voglio dire, una squadra molto giovane, una squadra costruita da capo, perché sapete tutti che venivamo dalla stagione passata dove purtroppo per motivi contrattuali non avevamo potuto fare quello che avremmo voluto, e quest'anno siamo ripartiti praticamente da zero, abbiamo costruito una squadra di giovani e meno giovani di qualità, e quindi ci vuole anche del tempo per rodarla. D'altronde la squadra che oggi sta ammazzando questo campionato, questo girone di Lega Pro, è una squadra che già da 2-3 anni ha un'ossatura di un certo tipo, da 2 anni ha lo stesso allenatore, quindi è sicuramente avvantaggiata da questo punto di vista. Quindi stiamo parlando del Catanzaro, che ha chiuso il girone d'andata a numeri record, 51 punti in prospettiva, sopra 100, cose mai viste in Serie C. Partiamo dal tecnico Alberto Colombo, che avete scelto in estate. Mi ha colpito molto quando lei ha detto presidente, è bastata una chiacchierata in ufficio, avevo subito capito che era il profilo giusto per noi. Credo che poi il campo ha dimostrato che quell'intuizione è stata quella corretta con Dell'Icardi. Sì, ma Dell'Icardi lo conosceva già, io per quanto mi riguarda ho fatto solo una chiacchierata quando lui è venuto a Pescara qualche settimana prima che decidessimo di affidargli la panchina. E mi aveva fatto una buona impressione sia come, soprattutto come persona, ma anche come aveva, ci aveva illustrato quelle che erano le sue idee, quindi sicuramente ha mantenuto le premesse ed è un allenatore che a mio avviso può fare ancora molto bene. Ha un contratto di un anno con l'opzione per l'anno prossimo a favore della società. Siamo durante il periodo di Natale, presidente. Lei se la sente di dire che Colombo è il futuro del Pescara in panchina? Perché no, potrebbe essere sicuramente il futuro del Pescara. Abbiamo, come dicevi tu, un'opzione che ha una scadenza, e prima di quella scadenza sicuramente faremo le nostre valutazioni e decideremo se sarà possibile di andare avanti insieme. Se sta dicendo che rinnoverete quasi in automatico? Ma il mister sta facendo molto bene, quindi voglio dire, noi non abbiamo, io l'ho sempre detto, lo dico anche a lui per farlo stare tranquillo, perché Pescara è una piazza che comunque è esigente. È una piazza da B. Sì, sicuramente una piazza che merita di più, però anche lui deve viverla in maniera tranquilla, nel senso che non deve avere l'assillo, perché quando l'abbiamo preso con molta onestà noi gli abbiamo detto che avremmo costruito una squadra buona per fare un buon campionato, per essere tra i protagonisti, ma non sicuramente non gli abbiamo chiesto né di ammazzare il campionato né di vincerlo per forza, per cui lui deve vivere questo percorso anche lui in tranquillità come tutti i ragazzi che sono qui,
e secondo me vivendolo in questo modo qua potranno continuare a fare ancora bene. La squadra, Presidente, è una squadra molto giovane quella che avete costruito con il direttore Daniele Dell'Icarri. Adesso magari è cambiato qualcosa, non lo so, nelle ultime settimane, ma fino a 3 settimane fa, da statistiche ufficiali della Lega Pro, Pescara era la terza squadra in Serie C per minutaggio fatto. Questo è un risultato molto importante. Ma credo che lo siamo ancora, perché basta guardare le ultime partite, noi abbiamo giocato con 4-5 under senza problema, ma questo è un po' anche il discorso che io faccio sempre quando si parla di regolamenti. Io credo che se un giocatore è giovane ed è forte, non c'è nessuna regola che ti imponga di farlo giocare o meno, gioca chi è forte. Noi abbiamo addirittura delle monache che è un 2005 che gioca con continuità, abbiamo 2002, 2003. Se il giocatore è bravo deve giocare a prescindere dall'età, e quindi non c'è regola che tenga, perché se poi dopo dobbiamo far giocare solo per età, e allora forse rischiamo anche di abbassare un pochettino il livello. Di calici sul tavolo qui al ristorante da Bacone a Pescara ce ne sono 3, Presidente, perché uno è anche per il nostro Diego Martelli, che è alla telecamera e che saluto e che ringrazio per il prezioso lavoro, Presidente. E diciamolo pure, l'unico che sta lavorando. L'unico che sta lavorando, va bene, anch'io ci provo, però va bene. No, diciamo, noi facciamo chiacchiere, lui ok, va bene, sorride dietro la telecamera, Diego. Un presidente, in generale una società, non può mai elogiare un singolo perché conta il gruppo, ma lei un bravo particolare a qualche giocatore per questo girone d'andata, se la sente di dirlo? No, io dovrei, ma non è un, sicuramente per fare per piangeria o per magari togliere qualche merito a qualcuno. Per me sono stati veramente quest'anno veramente tutti molto bravi, tutti, perché chi ha giocato più, chi ha giocato meno, chi purtroppo ha trovato meno spazio e quando magari è stato chiamato ha risposto in maniera positiva, quindi sono stati veramente molto bravi. Fino adesso questa squadra merita sicuramente un 8 pieno. Quindi 8 è il voto che dà alla squadra, poteva essere qualcosina poteva in più? Poteva essere qualcosina in più, ma poteva essere qualcosina in più soprattutto magari anche quando nel periodo in cui abbiamo fatto benissimo, no? Perché ci sono state delle partite nelle quali abbiamo lasciato dei punti per strada e dove avremmo sicuramente meritato di più, e quindi l'8 pieno fino adesso i ragazzi se lo meritano tutti. Prendo 3 partite per commentare questo girone d'andata. Volevo capire un po' il presidente come le ha vissute e che valori le ha dato. Partiamo proprio dalla prima. Pescara-Avellino, nuova stagione, il gol di Facundo Lescano, e si è scoperta una squadra brillante, coraggiosa, divertente, quando invece il precampionato aveva lasciato tanti dubbi. Partiamo dalla Pescara-Avellino. Ma io credo che poi il campionato è sempre un'altra cosa, quindi io il precampionato lo guardo, ma lo considero fino a se stesso, perché non ci sono stimoli, non ci sono motivazioni di un certo tipo. Se noi guardiamo il precampionato dobbiamo guardare per esempio la partita con la squadra di Montella, nella quale c'erano gli stimoli e Pescara ha fatto molto bene, ha fatto una grande partita. Poi magari giochi con una squadra di categoria inferiore o un amichevole di un altro tipo e gli stimoli vengono meno, e chi invece ha più stimoli ti mette anche in difficoltà, quindi il precampionato ha un valore relativo. Il campionato invece sta dicendo e ha detto fino adesso che questa squadra se la può giocare con tutti, sicuramente non è il Catanzaro, non è nemmeno il Crotone, perché io ho sempre detto, e tu ne sei testimone, che le calabresi hanno qualcosina in più di noi. Catanzaro sta dimostrando di essere in questo momento la più forte in assoluto. Apro e chiudo una parentesi, questo Catanzaro è tra le prime 3-4 in B? Ma poi parlare di B, sai, basta guardare il Bari di quest'anno, che è venuto in B e ha fatto un bellissimo campionato lo scorso anno e quest'anno sta facendo altrettanto bene perché c'è continuità, ma lo stesso Perugia dello scorso anno aveva fatto campionato di C e poi Grolli in B aveva fatto un bellissimo campionato, quest'anno sta soffrendo un po'. Poi c'è sempre quello che dicevo prima, l'entusiasmo, lo stimolo, poi se qualcuno si siede, oggi purtroppo il calcio è questo, e soprattutto nel nostro paese, se qualcuno pensa di essere arrivato, si siede un attimo, puoi perdere con chiunque. Torniamo, stiamo parlando della Pescara-Avellino. Pescara-Avellino è stato l'inizio col botto quest'anno, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto
con il gol del nostro bomber Lescano, e da lì è partita, perché poi a vincere aiuta a vincere, cioè entusiasmo, e io credo che questi ragazzi meritano un 8 non solo per quello che hanno fatto in campo, ma per quello che sono riusciti a fare anche riportando dalla loro parte la tifoseria, che è una cosa fondamentale, perché io credo che quest'anno veramente fino adesso il 12° uomo non l'abbiamo avuto. Io, come partita simbolo del Pescara straordinario in trasferta, a un certo punto avevate lo stesso rulino, stesso percorso del Napoli, 6 vittorie e un pareggio dopo 7 partite. Prendo ad esempio la partita di Foggia, 4-0 allo Zaccheria, un Pescara che ha comandato per 90 minuti in uno dei campi più importanti. Ma noi in trasferta abbiamo sempre fatto bene, perché anche in questo periodo nel quale c'è stato questo momento di blackout, noi a Monopoli abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato molto bene e, se devo dire la verità, credo che è la migliore. Grazie partita. Mille. Vede, Presidente, la interrompo, anche il colore del Pescara per le ostriche. Sempre. Siamo. Anche il nostro Diego le sta inquadrando in primo piano, le sta inquadrando. Queste sono per Diego, vero? Sì, sì. Perfetto, queste sono di Diego Martelli, che da buon atleta, Presidente, sono a dieta, lei lo sa. Diceva? Sei sempre a dieta. Dicevo che anche a Francavilla noi abbiamo fatto, credo, la più bella partita della stagione, e purtroppo sono usciti con una sconfitta, quindi non è che... io credo che sono state due partite sbagliate completamente, quella col Taranto in casa e quella col Picerno in casa, perché per il resto il Pescara ha sempre meritato, ha sempre lottato, ha sempre giocato delle buone gare. Poi è chiaro che alle volte si è uscito con un risultato pieno, qualche volta non ci si è riuscito. Se pensiamo anche alla partita di Avellino col Giuliano, è stata una partita dove addirittura in 10 abbiamo dominato nel secondo tempo, quindi voglio dire, Pescara ha fatto il suo e anche più del suo fino adesso. Grazie mille. Intanto, Presidente, continuano ad arrivarci qui al ristorante da Bacone a Pescara piatti importantissimi che lei dopo l'intervista può assaggiare al pari del nostro Diego Martelli. Torno a quel 4-0, mi racconta l'emozione di vincere 4-0 a Foggia, purtroppo senza tifosi perché ci fu il divieto in quell'occasione. Quella fu l'unica nota negativa, perché purtroppo si è verificato, e questo è un po' anche il motivo per il quale io credo che in certi gironi bisognerebbe essere un po' più attenti da questo punto di vista, perché se togliamo il pubblico dallo stadio abbiamo tolto lo spettacolo. Se si parla di eventi e l'evento lo può vedere solo qualcuno e qualcun altro no, diventa un problema. Noi a Foggia questo problema l'abbiamo avuto, ed è stata l'unica nota negativa, perché poi la squadra a Foggia ha fatto una grandissima partita, ha realizzato 4 gol, uno più bello dell'altro. Terza partita, ultima che prendiamo in considerazione in questo racconto, è la partita con il Catanzaro, per 3 motivi. Il primo, 13.000 spettatori in Serie C, sono numeri che invidiano anche in Serie A. Il secondo, la dimostrazione oggettiva che il Catanzaro sta facendo un campionato a parte. La terza, altrettanto oggettiva, che se al 29° del primo tempo, Presidente, c'è un rigore evidente, c'è un'espulsione evidente, poteva cambiare un po' la storia della partita sicura e forse mentalmente anche del campionato. Cominciamo dalla prima. La cornice di pubblica è stata eccezionale, bellissima, e quindi mi augurerei che Pescara, non la tifoseria del Pescara, perché la tifoseria del Pescara c'è sempre, c'è in casa, c'è in trasferta, con grandi sacrifici considerando anche i momenti, e mi augurerei per il futuro che Pescara rispondesse in maniera più importante per dare una mano a questi ragazzi anche nelle partite meno importanti, meno di cartello. Quindi la prima cosa, bellissima. La seconda, io non sono d'accordo sul fatto che il Catanzaro contro di noi abbia dimostrato questa superiorità schiacciante. L'ha fatto fino adesso e lo continuerà a fare, perché è una squadra forte. Però noi abbiamo iniziato la partita facendo molto bene, abbiamo preso un gol, i gol che abbiamo preso, credo che te li ricordi tutti e tre, e non sono gol che ti lasciano pensare a una squadra che ti ha schiacciato. E poi c'è quel grosso neo, perché è evidente che le squadre forti sono forti, ma se poi li aiuti diventano ancora più forti, perché se al 29° del primo tempo ci dai il rigore, poi magari il rigore lo devi segnare, ci mancherebbe,
però se ci dà il rigore e lasci la squadra in 10, può darsi che la partita si metta in maniera diversa. Le partite vivono anche di episodi, questo episodio per noi è stato sicuramente contrario e adesso è inutile stare qui a piangere su quello che poteva essere e non è stato. Prima di parlare di futuro, Presidente, prima di fare gli auguri ai nostri telespettatori, in questi mesi della prima parte della stagione ci sono stati anche dei fatti extrasportivi che hanno un po' riguardato anche il Pescara. Il primo, la questione plusvalenza, e poi è arrivata la soluzione della giustizia sportiva. Adesso ci sono nuove problematiche per la Juventus, ma che non riguardano il Pescara. Qual è la sua opinione su questa questione plusvalenza, Presidente? Ma la mia opinione è che vanno considerati casi uno per uno, non tutti insieme o messi in un calderone, anche perché se si apre un fascicolo, le plusvalenze credo che in Italia per tanti motivi, per le vendite di giocatori ci sono stati, per degli scambi ci sono stati, tutte le società sono state coinvolte, poi è evidente che se si apre un fascicolo per uno e poi non si apre per tutto il resto, obiettivamente mi sembra una cosa non tanto normale. E qui diciamo vado un pochettino indietro, penso per esempio all'inchiesta che riguarda le 60 società, oltre a una serie di calciatori, di addetti ai lavori, per il discorso di Alessandro Moggi a Napoli, un'altra situazione nella quale mi viene da sorridere, perché se il mondo del calcio funziona in un certo modo, se il procuratore mi chiede una commissione per un giocatore e io la pago in maniera regolare con tanto di bollo rosso depositato, la procura però non era d'accordo, però allora bisogna guardare, perché se no 60 personaggi sono in una situazione e tutto il resto del mondo che fa la stessa cosa viene tirata fuori. Obiettivamente su questi discorsi non si interviene regolamentando, perché poi le cose sono andate in maniera assolutamente regolare, perché se io mi siedo con te e stabiliamo che se tu mi porti un giocatore io ti do 100 euro, lo scriviamo su un modello che la federazione richiede e lo si deposita, tu mi fai la fattura, io te la pago, vorrei capire dove sta la anomalia. Poi è evidente che l'interpretazione può essere data da chiunque come vuole, perché se poi qualcuno mi dice che la commissione che io pago al procuratore non è commissione ma è fringe benefit per il giocatore, e io mi faccio una domanda, perché io, allora questo procuratore delle due l'una, o lavora per lo Spirito Santo oppure c'è qualcosa che non funziona, perché vale a dire che io pago una fattura a un procuratore che è in Italia, lui paga le tasse in Italia, poi prende questi soldi dal giocatore, mi sembra veramente una cosa fuori luogo. Però c'è anche questo, quindi ritornando a quello che mi chiedevi, sicuramente qualche cosa va riguardato in calcio, però per quanto ci riguarda io nel processo di plusvalenza sono stato l'unico presidente ad intervenire in udienza e ho fatto una domanda lecita, perché se è vero che si trattava di operazioni, se tutto nasce dalle famose operazioni baciate e noi come Pescara avevamo incassato dei soldi in questo periodo dalle compravendite e dagli scambi, e io ho chiesto legittimamente se avrei dovuto restituire i soldi, perché se io ho incassato ci può stare quello che uno dice, ma se io ho incassato che faccio? Se io sono stato bravo a vendere un giocatore a 100.000 euro e uno me l'ha pagato, dice no, siccome qualcuno dice che ne vale 50 ti ridò la differenza. Cioè è un'assurdità. Nella sua risposta, Presidente, ha anticipato anche la mia seconda domanda, che era quella relativa all'inchiesta sugli agenti dei calciatori, l'ha risposto lei. Ce n'è una terza di situazione extracalcistica che si è verificata in questi mesi: il giudizio del Tribunale dell'Aquila sull'appello della questione bilanci. Vi ha dato ragione, ma ci sono però altre sentenze che devono arrivare su altri bilanci. È preoccupato? No, non sono preoccupato, perché ritengo di aver sempre operato insieme al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alle società di revisioni che ci certificano il bilancio anno per anno. Cioè qui delle due l'una, o siamo tutti quanti degli incapaci o peggio ancora dei delinquenti, oppure c'è qualcosa che non funziona. Io non sono preoccupato semplicemente per il fatto di aver operato nel verso giusto e nel modo giusto, tant'è vero che chi lamenta questo fatto
lo sapete tutti, è stato amministratore delegato con poteri delegati proprio su quelle cose che lui lamenta, che lui ha lamentato, e nel momento in cui le ha lamentate, questa società, questa dirigenza le ha messe a posto, quelle che erano da mettere a posto, il resto era corretto già per fatti suoi, ma erano delle poste di bilancio da dire, non so, non hai accantonato un valore per un giocatore che magari dovevi pagare, tipo Quintero per fare l'esempio. Noi, nel momento in cui è stato denunciato questo fatto, addirittura non solo non l'abbiamo accantonato, l'abbiamo pagato, cosa che in altri casi avrebbe dovuto fare, qualcuno avrebbe dovuto segnalare prima questa cosa, e non è stata fatta. Per cui io non sono assolutamente preoccupato da questo punto di vista, o perlomeno preoccupato il giusto, perché so che abbiamo lavorato in maniera corretta. Quando arriveranno queste sentenze? Non lo so, quando arriveranno, siamo qui, li aspettiamo. Non tra le altre cose, per dire l'ultima, sono tutti fatti che sono, ma anche nelle due sentenze, una o due sentenze che ci dicono ci avevano dato torto, se uno si legge la sentenza si rende conto che se tutte le voci sono correttamente appostate, se tutto quello che è stato fatto è corretto, poi il giudice dice che bisognava rappresentarle meglio. Io comunque sono l'amministratore, il presidente del Pescara, se poi non ho nemmeno la possibilità di in qualche modo di fare un bilancio e di farlo in maniera corretta, nel senso che interpretare quelle cose che dobbiamo fare come imprenditore, sinceramente è meglio che sto a casa. La vedo più serena, più rilassata sulla questione bilanci. Altri anni era molto arrabbiato con l'ex suo socio. Farebbe un brindisi quest'anno con lui? Ma io non sono arrabbiato con nessuno, ti ho già detto forse in qualche altra circostanza. La cosa che mi dispiace è che, siccome, e l'ho sempre detto, se siamo arrivati fin qua, siamo arrivati insieme tutti, e tutti, ognuno, chi c'è stato prima, chi c'è stato dopo, chi c'è stato durante, ha fatto qualcosa per arrivare fin qui. Quindi io sono solo deluso da questo aspetto, perché se uno vuole arrivare ad avere, non lo so, anche delle aspettative, delle ambizioni, non c'è bisogno che... Ma lo farebbe un brindisi? Ma io il brindisi lo faccio con gli amici. Presidente, parliamo del futuro del Pescara. Quando andiamo in onda durante il periodo di Natale, dei primi dell'anno nuovo, diciamo che si è ufficialmente aperto il mercato. Che mercato sarà questo per il suo Pescara? Ma il mercato di tutti, il mercato di gennaio è un mercato che si chiama di riparazione, e normalmente invece di riparare si fanno i danni, e noi ne siamo abbastanza consapevoli, e per cui bisogna essere veramente molto attenti. Abbiamo fatto una prima operazione che riguarda il difensore, che non a caso è arrivato un mese prima qui, proprio per ambientarsi, per allenarsi con i compagni, per capire bene quello che vuole il mister. E quindi questa è un'operazione che mi è piaciuta da questo punto di vista. È stato bravo il direttore del Micarpi, poi il ragazzo dimostrerà se e quanto è bravo, però è stata un'operazione giusta. Adesso a gennaio bisogna essere attenti, perché fare per fare non serve a nulla, fare per migliorarsi a una... Allora mi dica dei nomi che potrebbero migliorare il Pescara. Ma io non faccio nomi perché, ripeto, che non sia Messi. Quest'anno più di tutti gli altri anni veramente ho lasciato, non dico carta bianca, ma completamente libero il direttore di fare le scelte tecniche. Soprattutto le scelte tecniche, poi dal punto di vista contrattuale ci pensa il presidente, ci sarò sempre, però le scelte tecniche, che ne dica qualcuno, io non le ho mai fatte, e se le ho fatte non mi va nemmeno di rimarcarle, perché se le rimarco mi dovrei mettere un bel 10 in pagella. Allora mi tira fuori la domanda, presidente: l'acquisto più bello che ha fatto della sua storia da presidente? L'acquisto più bello, più voluto, è stato quello di Ciro Immobile. Voluto da lei o da Delli Carri? Più bello e più voluto. Ma Delli Carri è stato insieme a me, ha dato l'ok insieme a me, anche se sapeva che l'allenatore di quel tempo non l'avrebbe voluto, perché così è la verità, è inutile che ci giriamo. A proposito, con Zeman farebbe un brindisi? Ma con Zeman, nonostante non sono d'accordo su tante cose, il brindisi lo farebbe. Nonostante il libro?
ma è libero, purtroppo lui è abituato a dire le cose che vuole lui. Ci sarebbero tante cose da dire, siccome io sono, mi ritengo un pochettino più obiettivo, non le dico. Ma allora il primo, okay, se vuole la può dire una. Non lo dico, ma non lo dico perché non mi va di dire cose che non aggiungono, non tolgono nulla. Primo acquisto, Ciro Immobile, facciamo il podio. Il secondo? Ma ne abbiamo fatti tanti di acquisti. Voluti dal presidente. Dove siamo andati a prendere Gianluca Caprari. E il secondo? Me lo sono andato a riprendere due volte a Roma. Il terzo? Personalmente. Ma tanti, ma lo stesso Politano, per fare un esempio. Ma tanti ragazzi abbiamo preso. Quando prendevamo i ragazzi dalla Roma, io a Roma forse è stato l'unico posto a Trigoria dove sono sempre andato in prima persona a prendere i giocatori. E invece un flop in 13 anni di presidenza di acquisto? Ma tanti, abbiamo fatti flop, abbiamo fatti tantissimi, perché non si può non sbagliare. Se considerate che noi l'anno della promozione di Oddo, e non perché sia un flop, perché non sia un buon giocatore, ma perché ci sta che il giocatore che magari arriva con delle aspettative pazzesche possa fallire. Noi avevamo in casa la Padula e Donnarumma. Poi che ne dica l'allenatore del tempo, Donnarumma è stato scartato ed è stato comprato Cocco, che era stato capocannoniere l'anno precedente, che purtroppo a Pescara non ha avuto. Quindi è stato, ribadiamo, Oddo a non volere Donnarumma. Ma sicuramente io non avrei tolto né la Padula né Donnarumma, però è evidente che poi alla fine, quando a posteriori tutti quanti prendono le distanze, se le cose vanno bene. Con Oddo farebbe un brindisi? Assolutamente sì, ci mancherebbe. L'ultima, presidente, perché mancano pochi minuti, poi vedo che vuole assaggiare queste ostriche di colore bianco-azzurro qui al ristorante da Bacone a Pescara. La lascio per ultimo, perché il 2023 potrebbe essere l'anno in cui il presidente Sebastiani verrà affiancato da nuovi soci. Lei aveva dato appuntamento a Natale, poi qualcosa è andato storto. No, non è andato storto. Io avevo dato appuntamento a molto prima anche di Natale e l'avrei sicuramente chiusa. Poi però Pellegrini ha scelto Catania. Quando arriveremo a chiudere tutta l'operazione, siccome le carte io ce le ho, magari faremo una bella conferenza stampa dove ripercorriamo i tempi. È chiaro che poi dopo, lo dicevo a qualche tuo collega, nella valutazione di quello che si fa per entrare in una società, per acquistare una società, c'è tutto, non c'è solamente quello che hai fatto di buono, non c'è solamente quello che hai fatto. E quindi di qualcuno ha scelto un'altra piazza. Ma ci sono piazze che evidentemente sono più importanti di Pescara, quindi nella valutazione che si fa. Oggi ce lo può dire, con Pellegrini aveva l'accordo su tutto? Assolutamente sì. Pellegra è venuto a Pescara, è stato con me in ufficio. Con il sindaco anche. Abbiamo fatto l'incontro col sindaco per lo stadio. È chiaro che poi nel momento in cui lui è di origine siciliana, il papà è di origine siciliana, nel momento in cui è uscito la possibilità di acquistare il Catania, ha messo sul piatto altre situazioni, ma non ho nessun tipo di rancore nei loro confronti. E tant'è vero che c'è rimasto, anzi si è aperto un rapporto di amicizia, e giorni fa il suo uomo di fiducia, che è John Caniglia, è venuto a trovarmi. Chiudo, ma volevo capire un po' questa stagione a livello di sponsor. Pescara ha risposto bene? Ma io, guarda Enrico, Pescara io devo ringraziare tanta gente, perché anche per il mio lavoro, perché ho rapporti con tutti gli imprenditori. E devo dire che c'è tanta gente che vuole bene a Pescara, ma non solo a Pescara, perché noi abbiamo sponsor, anzi forse quelli che ci danno una mano maggiore non sono di Pescara. Farei torto a qualcuno, ma credo che abbiamo attirato a Pescara delle aziende importanti che ci danno una mano. Faccio per esempio la Morisana, la Liofilchem, che non sono sicuramente del territorio. E ce ne sono la Tecnorex. Presidente Brocco è un amico del Pescara, è il vero amico del Pescara. Lo salutiamo, il presidente Brocco, anche un grande batterista. Alla serata io, con Totti, l'ho ammirato alla batteria. Io ti posso assicurare che con Silvio noi pranziamo insieme tutti i lunedì. Quando io ci sono. Chi paga? No, pranziamo nel rustico della sua azienda, dove ogni lunedì c'è un gruppo di amici da sempre che si sta lì un paio d'ore e si passano due ore bellissime.
Però lui è stato veramente da sempre amico del Pescara. Io non finirò mai di ringraziarlo, perché veramente Silvio Brocco è uno dei veri amici del Pescara. Presidente, io la ringrazio per questa piacevole chiacchierata. Ringrazio il ristorante da Bacone a Pescara che ci ha ospitato. Un brindisi per un 2023 ricco di soddisfazioni al Pescara e ai tifosi del Pescara. Me lo auguro per i tifosi, per il Pescara, ma mi auguro di dare una soddisfazione importante da qui alla fine. Noi ci vediamo il prossimo anno, naturalmente a cena con buone feste dalla redazione di Rete 8. Un saluto a Diego Martelli. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I